Buonasera a tutti. E questo era l'inizio, il primo assaggio di quello che avrete l'occasione di sentire questa sera. Quindi benvenuti a tutti. Vi ricordo che siamo arrivati alla terza edizione di Borgo in Musica, che si svolge all'interno della rassegna stampa, della rassegna dialettale a cui abbiamo assistito le tre sere precedenti. Vi ricordo che domani sera ci sarà l'ultima commedia, saranno ospiti i commedianti di Auditore, quei che ne ha bene e che ne lascia ben, con la commedia Una poltrona per due, Angel Do senza il tre. Volevo ritornare a ringraziare voi presenti, a ringraziare l'amministrazione comunale che ci permette di mettere insieme questi spettacoli, gli Amici del Sole, questa associazione ha scopo benefico, quindi torno a ripetere che tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza. E andiamo a iniziare con il primo cantante, la prima cantante, questa serata in musica. Bene, la prima cantante arriva da Cagallo, si chiama Cangini Annalisa e ci canta due canzoni. Ci vorrebbe il mare di Masini, ciao Annalisa, e When I Was Your Man di Bruno Mars. Buon ascolto. Si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento. Ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento. E per questo amore, figlio di un'estate, ci vorrebbe il sale per guarire le ferite.
sound the same. When our friends talk about you, all the best, it just tear me down. When my heart breaks a little, when I hear your name, it all just sounds like teatrino. Bene, adesso il nostro presidente Paoletti, presidente degli Amici del Sole, ti consegna l'attestato per Borgo in Musica, terza edizione. Grazie Annalisa, ciao, grazie mille. Adesso invece ascolteremo questa voce anch'essa meravigliosa, arriva da Montecchio, Lisa Vagnini, ci canterà due canzoni, tutte e due italiane. Vieni Annalisa, ciao bella. Buonasera. Lisa ci canterà La voce del silenzio di Mina e Io domani di Marcella Bella. Buon divertimento. Ormai
Due canzoni meravigliose. Verrà consegnato anche a te l'attestato di partecipazione a Borgo in Musica 3. Grazie, speriamo di rivederci quest'altro anno. Bene,
Una voce di paese, non viene da molto lontano, qui in tanti la conoscono, ci canterà una bellissima canzone insieme di Mina con il coro di Gege, e poi ci canterà Don't Stop Me Now dei Queen. Banci Sabrina! Stop me now.
Cioè, guardate che roba, ragazzi, eh? Fateglielo bello. Allora, buonasera a tutti. Che emozione il festival, eh? Ci troviamo tutti in piazza. E poi questo è un festival particolare, perché l'incasso va in beneficenza, quindi una cosa bellissima. Sono stato invitato qua da Roby, il DJ. Dov'è Roby? Allora mi fa una domanda seria. Mi chiama e mi dice: cosa dico al pubblico di Borgo Massano? Che sei un comico famoso? Io sono rimasto così, non sapevo cosa dire. Famoso cosa vuoi dire? Hai lavorato per la televisione? Di una miseria. Un anno intero, ho smesso ieri. Dici, perché hai smesso? Perché ho finito di pagarla. Adesso lavoro per il frigorifero e la lavatrice, gli ho detto. Quindi ha cominciato a ridere. Va bene, non hai capito niente cosa ti chiedevo, però dice, l'importante è ridere, bisogna ridere. Siete d'accordo con me? Oh, bisogna ridere. Basta quindi stare seri, dobbiamo ridere, ma un signore mi fa ridere, te dove vivi? Come si fa a ridere in questo periodo? Ah, dico, mentre una volta il comico doveva inventare le battute, adesso si ride raccontando quello che senti in giro. Adesso, prima di parlare dialetto, devo fare due o tre battute in italiano, perché mi hanno detto che ci sono degli stranieri che vengono da Carpegna, da Talacchio. Allora, sentite bella, per ridere basta poco. Io stamattina ho fatto un girettino, ho visto in un angolino un vecchietto di 95 anni piangeva. Dico, allora faccio un gesto buono, lo vado incontro. Dico, perché piangi? Perché mi ha menato mio babbo. È una miseria, qua è ancora vivo. Dice, sì, perché ti ha menato? Perché lui l'ha fatto incazzare mio nonno. E una madò. Ma dico, voi per vivere così a lungo cosa fate? I cazzi nostri. Vedete come si ride? Roba da matti, ma le battute nascono così. Faccio due passi, vado al bar, c'era un signore, beveva, stamattina verso le 10, aveva bevuto 5 whisky. La barista lo guarda e gli fa, ma oh, sei pazzo? Hai bevuto già 5 whisky, sono le 10 di mattina. E lui serio gli fa, poi sapessi cos'ho? Ah, dice, nonostante tutto bevi ancora? Sì, voglio bere ancora. Gliene versa altri 5. Alla fine, ragazzi, facevo così, la barista, io non ti do più da bere, guarda come sei ridotta, e lui serio. Poi sapessi cos'ho? A un certo punto la barista lo guarda e gli fa, mi vuoi dire cos'hai? Un euro solo. allegria, ma si ride così. Si ride così, in qualsiasi posto si può fare una risata. Voi non ci crederete, ma dove vai puoi fare una risata? Sono andato in farmacia, tanto per dire, c'era un ragazzo giovane che litigava col farmacista. Gli ha detto, guarda, ieri sera hai combinato un casino, ma hai dato una scatola di profilattici, erano tutti bucati. Mi sono rischiato di rimettere incinta la mia ragazza. Il farmacista gli fa, ma è successo? No. E allora che problema c'è? Oh, questa è la scatola nuova. Dietro lui arriva il vecchietto. Gli fa, oh, bisogna che mi cambi anche i miei. Dici, perché sono bucati anche i tuoi? Dici, no, i miei si piga tutti. allegria, vedete, si ride ragazzi, basta girare, dove vai si ride. Al bar, questa è bella, due vecchietti di una certa età, uno 80, uno 85, arriva l'ottantenne, oh guarda che fisico, no, madonna, sono come un ragazzo ancora, pensa, la mattina vado in bicicletta, faccio 20 chilometri, vengo a casa, vado a giocare a bocce, pomeriggio vado ancora a passeggiare al mare, la sera quando ritorno a casa, serio, tutti i ragazzi giovani stavano a sentire, per farsi sentire forti, la sera quando ritorno a casa con mia moglie faccio l'amore 3 volte, tutti, arriva l'85enne, dice, oh, God parli, te? Io guarda, ho 85 anni, pensa, la mattina faccio 40 chilometri in bicicletta, poi rientro, vado a giocare a bocce, pomeriggio cammino al mare, faccio 5-6 chilometri, alla sera quando torno a casa con mia moglie faccio l'amore 4 volte. Capirai, ragazzi giovani. Il vecchietto si gira verso un giovane e gli fa, te che sei giovane, quante volte fai l'amore? Dici, è gloria da tante vecchi. grazie. Queste erano 3 battute per i signori che non capiscono il dialetto. Adesso andiamo col mio personaggio Felice. Allora Felice, allora mi incontra, che emozione. Oh, stamattina quando mi hanno detto di venire a Borgo Massano, mamma mi ha aperto l'emozione, la circonvallazione del sangue, tutta la testa mi gita. Ma scherziamo, gli ho detto la mirosina, non te muova, perché è grossa, sarà 190 kg e non si muove.
Io ho detto, Vaxioborg Maseni, voi dimmi a tutti che un sorriso lunga la vita. Se avete come risposta, sarei mica lungas qualcos'altro. Deve ragionare sta rosina, che emozione. So partis la tumobla, madonna, alle 4. Un mi ha detto, ma dove devi venire? A prova a viaggiare, tu stai adesso la strada. Ogni 10 metri c'è una rotatoria. Capire, ma noi ci siamo scordati la vista, invece in bella tabella, io stamattina ho fatto la prima rotatoria, 6 giri ho fatto. Un mi fa incantet, mica si tira sempre, se va anche dritte. Dico, aspetta, fa vedere la rotatoria. Quindi, tacchete giro a Urbin, giro a Malgal, giro a Malamurgio. Ho fatto un giramento che ragazzi, si sono detto, ma che? Se si deve vedere la tua mobla, ti appetta la curva. E il fanel davanti, tacchete il fanel dietro. Che emozione. Ma che mi sento bene, ho parcheggiato bene. Ma l'ultima volta sono giunto in città. Che emozione. Era la mattina alle 11 e dopo a mezz'ora ancora ho trovato il parcheggio. Allora io ho fatto come che ragazzone, l'ho messa solo al marciapiede, che buona male che te mangiano i sushi della miera. E non fate in tempo a scendere, non tutti i vigili. Chi ha parcheggiato così? Di niente, con la taxuma una pianta. E vedi, c'è il parcheggio da 10 parte. Devi parcheggiare meglio, mi ha detto. Ma meglio, come sarebbe? Alla coda di gatto. Ma devo vigile, com'è la coda di gatto? Meglio che la cassa di cane come l'hai messa a te. Deve ragione si vigile, te come risposta, che emozione ragazzi, che emozione. Dopo è venuta la vigilessa, quanto era buona, quanto era buona. E ne è come i tempi mia, che erano brutte. Questa era buona tutta piturretta, una pistola, ma qua di quella non è la mia, guarda che sventla. E venuta otra, ma il finestrino di stia calmo, di chi sei tu? Ancora sono tanto povero, tutto legato, mi vedi cucina? Ah, ti vedo, di stia calmo, di perché se no signorina vigilessa, cosa succede? Perché se no sarebbero 80 euro. Io da tugliatino, io da testi buono, molto sotto anche 90. Io da bene, che emozione, allegria, allegria, allegria. Allora signori, Mark Band, NGV, mi ha detto di manchè, perché stasera, io adesso il tempo già l'ho finito, ti vedi? E passeggia, posso fare la corta, 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 una? Signorina, buona, ne faccio una corta, corta, aspetta, vieni ma che, vieni ma che. Che emozione, senti, chiusa questa, un mio amico, sapete, è gito in vacanza, perché è gito nel mondo, è gito in vacanza in Africa. Arrivate ma laggiù, era quanto è lì la presentatura, eh? Quanto è buona! Arrivate ma laggiù, le ha portato a casa un regalino per la suocera e non trovava niente a comprare. Sapete che ho portato su una pianta di banana portata a casa? La suocera, ma fa le banane che da lì, madonna se fa, aspetta, la mia pianta è taglia, dai l'acqua intanto. E lì, ma in fa, stasera che fanno? Dopo un mese la pianta ha cominciato a fare la banana, invece di fare la curva. Tutte dritte! La sostra, che vergogna! Guarda tutti loro, tutte le banane dritte, tagli alla pianta! E così sceppa! L'ho portata a casa dall'Africa, sull'apparecchio, ho speso un sacco di soldi, avrò sbagliato la concimazione! Del mattino facciamo al mio amico studiata agraria! Arriva il mio amico la mattina dopo, da un'occhiatina a loro, ti fa cas! I credi che le banane dritte, le piantate a tratto fic! Allegria, un applauso, ci sentiamo dopo ragazzi, a che dopo. Emozione! Facete l'applauso sempre alla presentatora Buna. Bene, adesso iniziamo la seconda parte dove una delle due canzoni cantate dai prossimi cantanti sarà suonata dal vivo. Quindi adesso entrano i ragazzi, i Body and Soul. Francesco, Nicola, Francesco e Ale. Bene, la prima canzone che ascolterete è interpretata da Alice Paoletti, non è una new entry, però è una giovanissima. Vieni Ali. Alice ci canterà Perdere l'amore di Massimo Ranieri. E poi, Maledetta primavera di Loretta Goggi. Vicino.
ti capisco. Thank you.
Alice, bravissimi ragazzi. Ho visto, visto. Bene, l'ha testato anche Alice Paoletti, dato da Gabriele Paoletti. Non so se vi dice qualcosa. Allora, continuiamo con l'essenziale di Mengoni. Dune mosse di zucchero. E poi la terza canzone in coppia con un'altra new entry qui a Borgomassano, che sarà Silvia Catani, tutte e tre cantate da Rino Cecchini. Thank you.
Rino canterà una canzone meravigliosa, Miserere, portata a successo da Pavarotti e Zucchero. Sarà accompagnato da questa, anche qui a Borgomassano, nuova entrata, che è Silvia Catani. Volevo precisare anche che questa canzone è stata preparata praticamente questi ultime mezz'ora. Non l'hanno mai provata insieme, quindi buon ascolto. Ciao Silvia. Thank you.
che mistero è la mia vita, che mistero. Sono un peccatore dell'anno 80.000, un menzognero. Ma dove sono? Cosa faccio? Proprio alla fine, è proprio alla fine. Bravissima Silvia, bravissimo Rino. Grazie. Il tuo attestato, Rino. Anche la Silvia. Grazie ragazzi. Bene, adesso continuiamo con Francesca Paolucci. Franci, bellissima. Donna con te, Diana Oxa e Royal di Lord. Buon ascolto. Sono fuggiti i microfoni. Thank you.
accenderò e piano piano poi li spegnerò. Donna con te. Forzando la mia serratura, ma la porta del mio cuore all'improvviso si aprirà ed un'altra donna uscirà. Sarà una donna che trova la sua femminilità e te la regalerà. Donna che ti fa stupire solo con la sua semplicità. In a diamond in the flesh, I got my feet on wedding rings in the movies, and I am not proud of my address. In the turn up town, no postcode envy, but every sounds like goatee green girls tripping in the bathroom, those same ball girls trash in the hotel room. We don't care. We drank Cadillacs in our dreams. Everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, chocolate islands, tigers on a gold leash. We don't care. We are out of your love affair and never be royal. You don't have an outfit. This kind of love just ain't for us. We play a different kind of world. Let me be your ruler. You can call. My friends and I, we crave the code. We got our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come from money.
blow sings Morgan, trashing the hotel room, we don't care. We drank Cadillacs in our dreams. Everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, shot planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care. We aren't caught up in your love affair and never be royal. You don't run in our blood, the kind of love just ain't for us. We play a different kind of bird, let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. Being queen. Oh, 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 oh. Life is good without a care. I recall the feel love affair and never be royal. You know, not in our plans. The kind of love just ain't for us. We pray a different kind of buzz. Let me be your ruler. Robby, ecco, ok. Franci, grazie, bravissima, il tuo attestato. Ciao Franci. Allora, ricominciamo con la serie Piccolissime. Anche lei è la prima volta che si esibisce in pubblico. Abbiamo qui la nostra carinissima Francesca Aureli. Vieni Franci! Allora, la Franci ci canta Contro vento di Arisa, che se non sbaglio ha vinto il Festival di Sanremo, giusto? Ok. Aspetta che ho perso il segno. E Killer di Tiziano Ferro di Baby K in coppia con Alice Paoletti, giusto? In bocca al lupo. Io non credo nei miracoli, meglio che ti
mi piace che senza nome, mi piace quando non si dorme. Mi piace soltanto se appeso al tuo braccio, affianco a te il tuo ore calci e prendi pezzi di me. Uno tira l'altro ma io tengo l'ultima parte del puzzle. Diventi killer e sai cosa da dire, dille. Mi piace, anzi mi esalta la personalità tua alfa. Dici che ogni certezza ci uccide, che l'uomo vive attraverso le sfide. Dici che sai che ti porto nei guai con la faccia da brava e il cuore per strada mi fai. Paghi tu per tutti e poi vai via. Brava Francia, come è andato l'esordio? Bene? Ok, dopo ce ne... Tu attestato. Franci? Grazie Alice! Allora, il attestato al nostro gruppo... Alessandro Dionigi! Nicola Sgaggi! Francesco Guidi! E Franci Vigiani. Grazie ragazzi, siete stati bravissimi. E tu porti anche un tocco di allegria. È tornato il momento del nostro ospite. E qui di nuovo per allietare questa serata, Agostino. Ah, eccolo. Come vuoi, vuoi questo? Allora, buonasera, ci siete ancora? Qui scappate via tutti. Allora, fate un applausino, dai, un applausino, ecco, bello, bello, bello così. Allora, prima vi ho detto che ho fatto due battute in italiano, ma ho fatto bene perché sono venuti dei signori dietro, un siciliano, un napoletano e un romano. Mi hanno detto, adesso ce devi far ridere pure a noi. Adesso faccio tre battute e li voglio accontentare. Allora, sentite questa bella, perché si ride anche così, eh. I napoletani, secondo me, non so se siete d'accordo, sono geniali, sono delle persone speciali, non si arrendono mai, non li frega nessuno, siete d'accordo o no? Un mio amico napoletano aveva perso il lavoro, dico lo incontrerò in un angolo tutto triste, sì, l'ho visto lì per Rosini, uè, uè, uè,
ma che vuoi qui? T'ha più il lavoro, gli ho detto. Ma io ho già inventato un trucco, faccio la spesa con due soldi, ho detto. Ma come fai? Staccavi i prezzi dalle cose piccole e attaccavano le cose più grandi. Poi passava veloce la cassa, la cassiera non si accorgeva, oh, la sera portava via un sacco di roba. Un giorno l'ha fatta grossa, gli serviva un aspirapolvere, ha staccato il prezzo da una penna da scrivere, l'ha attaccato all'aspirapolvere. Arriva la cassa, la cassiera si è accorta, dico adesso l'ha fregato. La cassiera gli fa, ehi bello, questo non è un aspirapolvere, questo non è una penna, questo è un aspirapolvere. Lui serio gli fa, cazzo, apposta non scriveva. E sono forti i napoletani. Invece il siciliano, questa la dedichiamo al signore di Sicilia, mi fa, cosa mi dici della Sicilia? Di cosa vuoi che ti dica? Che è una bellissima regione. Dico, è così bella che la prima volta che sono arrivato in Sicilia sono rimasto colpito. Lui mi fa, da cosa? Da una pallottola. L'anno dopo sono ritornato, sono rimasto colpito ancora. Da cosa? Da un'altra pallottola. Dico, però quest'altro anno ci ritorno. Lui è rimasto. Dice, perché? Perché prima o poi in Sicilia ci rimango. Ultima sul romano. Sapete, i romani, grazie, i romani sono della capitale e non, se la non te le mandano dire, sono schietti. Vado a Roma di notte, giravo in macchina, finisco la benzina. Porca miseria, com'è successo il lavoro così? Allora non sapevo dove andare. Dico, adesso dove vado di notte così? Vedo un gruppo di ragazzi giovani, dico, scusate ragazzi, c'è un distributore aperto? Dopo un po' sento uno che mi fa, l'Appi! Dico, l'Appi automatica? Dice, no, l'Appi interculo fino a domattina! Allegria, allegria, ridiamo così. Grazie, grazie. Vado veloce perché c'ho poco tempo, qua il festival deve andare avanti. Allora felice, allora vengo tra, che emozione. Mamma che perrita ragazzi, basta poco. E sapete che ho fatto stamattina? Queste, alle donne, voi di male signore. Sono gita al supermercato, sentico perle nelle donne. Dice, le volte un vede le donne che parlano tra di loro, dice, racconteranno che fanno spesa, che fanno maniera. No! C'è confine di problemi di casa, anche con i problemi intimi. Se non mi fa l'amica, te vengo tutti in cassetta, c'è un muslon, come fa? Sono arrabbiata sul mio marito. Dice, perché? Che te fa? Dice, proprio perché non mi fa più niente. Dispensa, torna a casa la sera, come apre la porta, mi guarda e mi fa, cosa mangia stasera? Poi se mette la tavola, magna, 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 una pancia c'è. Si è botto sul divano rosso come un trattore. Ma a me mi guarda più. L'amica gli ha detto, allora si proprio qua una. Ti arrabbi per questo bacchetto e c'è anche il problema, ma l'ho risolto. E dici, come fa? Sono gita a Gioppese, in tunchi negozi di biancheria intima, proprio alla muta. Gli ho detto, adesso voi vedo se cambia. Mi sono comprato un vestitino nero di piscio, corto, corto, stretto, stretto. L'amica ha fatto, ma era corto un bel po', dice, madonna, se vedeva tutti i spuntiglioni. Poi ho comprato un paio di stivali neri saltati di 10 cm, mi sono usato, sembrava la velina di Trisha Lotisia, c'era proprio buona. E poi ho detto, ho comprato la mascherina che mettono le donne erotiche, quelle nere, cioè, ma che... Dispotto da tenere scendo su gita, sono gita a aspettarmi alla porta. Fatre ne credete, ma come aperta la porta mi è saltato addosso un rapaceto. E un mese in settimana, tutti i momenti, sempre con la faccenda, sempre con la faccenda. E l'amica ha detto, allora funziona. Dice, madonna se funziona. Prova anche te, visto che il mio mi esercita ormai, non lo fa più, te dai che vestito mio, to, chiappa. Però sbaglio, se ne incontrato da 10 giorni. Dice, allora come zitta? Ah, madonna, adesso zitta che è? Ho messo che il vestito in nero mi si va proprio bene. Stivali neri, saltati di 10 cm, mascherina nera, e sono uscito a aspettarmi alla porta. L'amica fa, di la verità, ti è saltata addosso? No! Ma guardate, mi ha detto, oh zorro, cosa mangi stasera? Che emozione, buona signori! Allegria, 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 che emozione! Adesso invece ti racconto un'altra, questa è seria ragazzi. Questa è seria perché parla della crisi, adesso ma che tutti i giorni si parla di questa crisi e ne pute in più, eh? Allora cosa succede? Un mio amico ha perso il lavoro, l'ho incontrato e mi fa, me mas, dico perché? Dice, ho perso il lavoro. Dico, te fuma, sei così scemo? Si troverà il lavoro di, no? Donna spena l'incontro e mi fa, ho trovato il lavoro, tutto contento. Ma dico, dove l'ha trovato? E nel trovo più nessuno. Ha detto, mi sono messo a lavorare per conto mia. Ah, dico, adesso ho capito perché l'ha trovato.
E che lavoro fa? Faccio il rappresentante e di incomendi, biancheria intima e materassi. Ma dico, guarda, con guadagno questa roba, ma che? Con guadagno, dite, che l'altro giorno ho venduto 20 materassi e 30 per le mutandine, ho guadagnato 1500 euro. Sono tornato a casa la sera, dalla gioia, ho svegliato a cama la mia moglie, dormiva. Io ho detto, cucchina, vieni oltre, ti ho dato una notizia buona. Dico, c'è la moglie tutta messa indormantata? Cos'è? Oggi ho venduto 20 materassi e 30 per le mutandine, ho guadagnato 1500 euro. Diede, sta calma, cucchina, io ma che è, se un materasso senza mutante, 1000 euro. Che emozione buona! Devo parlare solo le donne! Che emozione! Un'altra, questa è bella lo stesso, te senti questa che buona! Io ci avevo sempre, due volte si ride anche se, quando si sente le persone che ti danno i consigli. E il mio nonno, sapete come diceva sempre? Dai adesso che ti ho cambiato tutta la vita! Dai adesso, avete sentito questa frase anche altre, qualcuno? Questo è il vecchietto. Ma di cover di quattro giorni in chiappa il giornale, Dagna li giuta, senti che finestra. Se parli bene, ma io però parlerci bene, ci ho dito la scuola. Le fare l'università Urbino dopo l'ho fatta mai 3 anni. Però ho risparmiato la benzina. Allora, Dagna li giuta del giornale, c'era scritto svolgimento dell'amore dai 20 ai 80 anni. Adesso ho capito perché il nome ci va sempre da adesso. Sapete che c'era scritto? A 20 anni MMS. A 40 MMS, a 60 MMS e a 80 MNS. Ma di come ho detto ste M, ste S? E il mio amico mi fa incantare, c'è la traduzione sotto. Danno lì giunta, e sapete come le va di? A 20 anni, mattina, mezzogiorno e sera, danno migliabile. A 40, martedì e mercoledì sabato. A 60, marzo, maggio e settembre. A 80, mancano sega, finito, finito, finito. De chiedersi, ragazzi, de chiedersi. Che emozione, che rapacetto. Allora, fino avanti l'altra burchina. Del mio paese, questa è proprio buona. C'erano due donne, una bellissima, sembrava in Italia, ma buona, buona un bel po'. Una era più bruttina, combatte la vita, magari che più bruttina ha più fortuna. Allora si incontra e dice, oh, te sei sempre bella come in Italia, e quando sei buona. Di la verità, te sei sposata, perché io sono brutta, ma ho trovato un bel marito, hai soldi, Madonna Santa, a casa al mare, in montagna. Di ste sei buona, avrei sposato il cavaliere di Roma, che buona le fa fuori tutte le. E lì ha detto, me diste le robe? I ragazzi non avuti tanti, ma nessuno mi sposò. Ah, madonna, ma cosa è successo? Ah, è successo il difetto da consonetta. C'è un difetto grosso. Ma dove sta il difetto? Non si vede, sembra una bambola. Me il podì, te il dì, quando io non io c'ho la Bernarda, mi posso di cipolla. Ma come ride. E allora dice, i ragazzi non avuti tanti, ma concino di intimità, scaperne via come diavole. E nessuno mi sposò, l'amico fa, te me dovevi di prima, io c'ho un'amica che non senti odori, del manso, questo può essere il ragazzo della tua vita, capire, era ieri sa che il caldo è successo, dice che arrivato dalla città, sono muta dei pagni, tutto vestito di bone, dice che fa una borsa di naftalina con la muta, che le sanzer, sanella, mulerna, sa che ti abbiamo giù la bocca. È vero che cerchi il fidanzato, dice sì, sì, lì a trasumare carino, questo è il Sant'Odori, da che il shop ti fa la lavorazione. Allora dice, stasera andiamo a cena, lì è rimasto, qui sfoggi maniera, io prima fare qualcos'altro. La seconda sera la rosso dice, noi andiamo a cena, lì è schietta, io non voglio cena, io voglio stessa te con chi, voglio stare in intimità con te, ma che problema c'è, te porto a casa mia. Ha detto, vatti non credete, sentite ma casa, come se ne entrati dentro, ha chiuso il portone, attaccato la lavorazione. Lavorava come un diavolo, ruspeva uno scatenacciamento e sentiva il bazooka, lancia e fiamme. I devo più non posso, mentre io godevo, dice, come bravo, guarda con vola, con va, con lavorazione. C'è il sette scacchi del cucchino. Ma mettete posto di cipolla che non se ne può più. Ma come? La mia amica ha detto che non sentivi gli odori. E so che non senti odori, ma me la crema gli occhi che ho fatto stasera. E buono,
Gamble, Gamble, bella, bella, bella. Concludersa questa, dai, concludersa questa, perché adesso i ragazzi di oggi se lamenti, i ragazzi d'oggi, degne che dura la vita, c'è la crisi. Ma è vero, il mio nonno sapete come ha detto, ancora sta bene. Una volta c'era la crisi, ha detto che i topi scappano dalla credenza si cucciano mai oggi. Era dura. Allora adesso ancora è bello, perché fanno un esempio quando si va a cercare la fidanzata. Capisci che una volta era più dura. Una volta era dura un bel po'. Adesso metti appena la fidanzata la sera alle 9, la porti a casa il giorno dopo alle 5, e il padre ti guarda e ti dice la potevi tenere anche fino a merda. Una volta invece ci vedi appena fidanzata alle 8 di sera, la madre ti guardava come un maresciallo. Ha detto, intanto entra la mano, prima toccava urlare un'ora. E poi ti diceva, poi adesso alle 8, alle 9 adesso va a casa, eh? Io ho detto, ma una, senza combinare niente, anche alle 8 è emersa. Allora quella volta toccava inventare i trucchi, guarda mi credete, dici che trucchi inventavi? Magari il mio amico si è fatto la tua mobla nuova, la 500, allora mi ha chiamato questa fidanzata, dici chissà che me la manda via la merda, arrivo davanti a casa, gli ho detto cucchino, monta su sino a fenzire, la merda, così scemo, e la manda. E la fiola gli ha detto, mamma, si proprio scepa, guarda che tu mobla longa, la sincerza. Ha detto, bisogna fare un girettino, bisogna che vado a fare. Allora la metra si è imbunita. Dice, però, siccome le 5 del pomeriggio, ma che vicine? L'ho detto, monta su chi pensiero. Prima, seconda e terza, fischiavano le rotte la brezza. Quando è arrivata a metà campagna, ha detto, adesso, ma che fermai sciopte, tacchiamo la lavorazione tre anche, aspetta, gli faccio più. Dio, ma sei matto, paura della macchina, paura. Ma che paura, cucchi? E se dici, come? Vedi la casa del contadino laggiù in fondo? Ma di che il contadino dorme, storia questa? Sta tranquilla, vieni la macchina. Ho paura. Allora, se hai paura, fanno una roba. Dacca marcigliera, malgreffa nel posto tata tu mubla. Ah, ma era furbe. Ha detto, andiamo sotto, lì, è davvero? Davvero, allora dai via, tutti due sotto. Capire, la fame era grossa perché una volta vado in credito, ma se faceva niente, antacchetta la lavorazione, un fumarone sembrava battere nel gran. Idemne come diavole! E lì tremeva, disse arriva qualcuno, sta setta, vado a fare la lavorazione. Te il più bello sentiamo un che fa, e va tre confetti, ma chi? Te l'ho detto che arrivava il contadino, che emozione, adesso coi dici. Come chi dica? Dite, non mi gira per niente, adesso è il freghier. Com della mecna! Com'è com del? Com della frazione! Dici bello, e mica com di freni perché la mecna è arrivata a casa mia, ma la so! Che emozione, ragazzi! Un bel applauso al festival! Bella. Allora, già qua capia, però un signore mi ha detto malato, la Rosina, e dici niente, poveretta, c'è tre minuti solo. Io c'ho la Rosina, e la moglie Felice, che ne è blina e buona come tutte queste ciabacchie, come la presentatrice, ma anche ragazze belle, è 198 kg, però quanta ragione era megra, era 90 sul. Allora quella tre giorni, sapete che ho fatto? Perché io mi vergogno di portarla via, l'istituto di bellezza, a Riccione, dice, ma basta paghette, fanno quanto è buono come la velina e striscia la notizia. Dico, madonna, quante gite giù, è entrata per traversa, perché ne passiamo alla porta. La signora gli ha detto, cosa deve fare la mirosina tutta fine? Ha dato intanto la depilazione. Si è disputato la gamba fuori come spini. Si è messa a plare la pela, pela, finito tre giorni. Sei peli si poteva fare un matarazzo. Gli ha detto, signora, adesso è pronta per andare in quel negozio giù, ma quella è una macelleria, lei è pronta per fare una porchetta. E lui da casa piagneva, dico, perché piagni cucchina? In funzione, dice, no, funziona, senti come dice le gambe. Sol che parnichese sono passato con la via scura, mi è successa roba brutta. E cosa è successo? Ma violentezza! Dico, madonna che coraggio la gente. Violentiamo un 190 kg, è dura. Io ho detto, cucchina, quant'erne i violentatori, quant'erne? Erano 5. Dico, allora perché ne chiamate aiuto? Perché gli ho fatto da per me. Allora io ho detto, non perché piace, per intregarsi, io passo che è bella sera, loro mi hanno fatto. Bene, grazie, caro. Non ho più tempo perché il festival deve continuare. Questo applauso lo dedichiamo a Roberto qua, che mi ha invitato. Ringrazio tutti voi, ridete sempre.
la risata sarà la medicina del futuro, ragazzi. E magari venitemi a trovare in qualche locale, giro sempre da tutte le parti, che mo si une. Se volete contattare Felice, Felice Ago su Facebook. No, perché uno ha detto, sono su Facebook, Facebook, l'amica ha capito, Facebook, Facebook. Grazie a tutti, grazie, e viva il festival, ciao, grazie a tutti. Pronti? Bene, continuiamo con la serata musicale. Avremo qui sul palco una grandissima, bravissima cantante, Giorgia Severini. Ciao Giorgia. Ciao amore. Allora, Giorgia ci canterà Sai di Rafael Gualazzi, giusto? E Time is a Jailer di Anouk. Anouk. Vai Giorgia. Oh, sai, per sopravvivere.
famous jailer for me. Stato. Prego Giorgia, grazie, da un bacio. Bene, continuiamo con Silvia Cattani che ci farà ascoltare. Vieni Silvia. Vacanze romane dei Mattia Bazar e One Moment in Time di Whitney Houston. Bocca al lupo, Silvia, non hai bisogno. Thank you.
grazie. Silvia. Di
devi spostare, Ale. Grazie Silvia, ciao, ci vediamo dopo. Bene, adesso un momento che non sembrerebbe inizialmente allegrissimo, ma direi che ci porta un po' di verve. Abbiamo un trio, Gege, Marianita Guidi, Paola Merli, con Lady Marmalade. Vai. Salutiamo con un augurio, dato che a Borgo Massaro sono un sacco di cantanti bravi, anche a Cagallo, Montequivicino, speriamo che uno di loro ce la faccia. Bravissimi, un minuto Gege, a parte che te devi rimanere qui penso. Marianita, Paola, Gege, il vostro attestato di partecipazione, prego. Grazie.
Gigi, dove vai? Signore e signori, allora, sorry, il Tracy Chapman e Hugh Whitey, Mariana Carey canta Milena. Queste robe sono per te. Show let you know.
Allora, continuiamo con la penultima, sì, la penultima uscita, Cat of Mine, Michela Sorace e Gloria Truffa, che cantano. Cantiamo No Woman No Cry di Bob Marley, poi cantiamo La ballata dell'amore cieco di Fabrizio De André e Je veux Visas. Thank you.
per i miei cani. Seco amor. Mi dice amor, se mi vuoi bene, tra la 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 la, tra la la vero. Mi dice amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò. Prova sarà l'amore. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo si era ucciso per il suo amore. Fuori soffiava dolce il vento, tra la 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 la, tra la la lero, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Quando a lei niente era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene. Attestato, fai pure, non ti preoccupare, non ti far male, soprattutto la chitarra, sì sì, il jack sì, sentite com'è, ho imparato bene il jack. E per concludere la serata, Silvia Catani e Michael Pessina. Vai Ale, scusa. Michael, buonasera. Adesso arriva anche la Silvia, eccola qua. Prego, scusate, sono leggermente di troppo freddo, eh? Prego Silvia, vuoi dire tu cosa cantate, cosa avete deciso di cantare? Sì, allora, questi sono tre brani per gli amanti del rock gotico. Sono un brano dei Within Temptation, Our Farewell, e due dei Nightwish, Sleepwalker e The Riddler. Benissimo, buon ascolto. Thank you.
grazie. Michael Pessina alla chitarra. Michael. E concludiamo con The Rich. Thank you.
Michael, grazie Roby. Grazie, grazie mille ragazzi. Il vostro attestato, anzi per Michael perché la Silvia l'ha già ricevuto prima. Michael, cosa abbiamo perso? È una molletta, niente di che. Bene, mentre Silvia e Michael si sistemano, questa è stata l'ultima esibizione. Ci vedremo domani sera per l'ultima commedia, commedia interpretata dalla compagnia di Auditore Casinina, Quei chi ne bene, che lasciave ben, e ci faranno vedere una bellissima commedia, Una poltrona per due, Angel Do senza il tre. Ringrazio di nuovo gli amici del Sole, l'amministrazione comunale di Monte Calvo per questa serata, tutti coloro che hanno partecipato, e ci vediamo domani sera, e fra un po' vi aspetta il Cocomoro, che con questo freddo non so, però è là e ci aspetta. Ci vediamo domani sera, buonanotte a tutti.